ritrovati gentili telespettatori, questa è una nuova trasmissione di 724 Europa, come sapete, da remoto, e diamo il benvenuto a Paolo Borchia, illustre ospite, membro del Parlamento Europeo del gruppo Identità e Democrazia, che ci parla, se non sbaglio, dalla provincia di Verona. Benvenuto Borchia. Assolutamente, grazie a voi per l'invito, grazie anche per l'illustre. Senta, a Verona lei rappresenta quel territorio, come dire, massiccio, forte, ricco di forze, di imprenditori, di grandi imprese. Come sta reagendo a questo fenomeno? Ma chiaramente il periodo non è dei migliori, visto che in questo momento la provincia di Verona, nell'ambito del Veneto, è quella che è stata interessata dal maggior numero dei casi, per cui diciamo non ce la stiamo passando benissimo. Io passo i pomeriggi al telefono con sindaci, con imprenditori, e chiaramente si cerca di unire alla fase di analisi, di ascolto, anche una certa fase di proposte. Chiaramente questo è un territorio che si basa fondamentalmente sulle esportazioni e sul turismo, per cui ovviamente qualche problemino c'è dal punto di vista delle esportazioni, perché per quanto riguarda diversi comparti altri paesi non hanno adottato le misure che abbiamo adottato in Italia, per cui si sono create alcune piccole o grandi distorsioni. E poi ovviamente dal punto di vista turistico, chiaramente con, specialmente in questa zona, con la città di Verona, con la Valpolicella, soprattutto con il lago di Garda, le preoccupazioni non mancano, anche perché i flussi turistici in arrivo dall'estero stanno preoccupando, e sicuramente da questo punto di vista anche le parole della signora von der Leyen non sono state accolte proprio col massimo della gioia, diciamo così. Senta Borchia, lei fa parte anche della Commissione ICRE, che ricordiamo è una commissione importante all'interno del Parlamento Europeo e che si occupa evidentemente anche di turismo. I dati e le previsioni che stanno uscendo sono ovviamente di una fase molto delicata, se non in piena emergenza del turismo. Come si potrà rispondere ai problemi che le imprese dovranno vivere e in una fase che andrà lentamente alla normalità? Ma sicuramente sarà una fase che vedrà un ritorno alla normalità e una ripresa molto ma molto lenta, ma innanzitutto bisognerà, come prima cosa, quando si verificherà la fase di riapertura, agire in concerto con la comunità scientifica e soprattutto dare la possibilità a quanti avranno la possibilità di muoversi di farlo con la totale, con la maggiore sicurezza possibile. E poi chiaramente andrà elaborata una narrativa, specialmente verso l'estero, una narrativa positiva che faccia sì che il turista straniero sia invogliato a venire in Italia. Senta, voi studiate i dossier, ovviamente i giornalisti e i colleghi dell'informazione devono studiare chi intervistano, in questo caso lei, e nella letteratura che l'ha accompagnata in queste ore in cui l'abbiamo ascoltata, anche nei filmati, c'è un'evidenza, come dire, che fa parte, come lei ci diceva poc'anzi, delle fonti primarie di accesso all'informazione interessante. Che cosa voglio dire? Che lei, rispetto agli altri, aveva già capito che cosa stava accadendo. Ci sono diverse sue dichiarazioni, un video sicuramente dell'11 marzo in cui lei già, come dire, avanti nel segnalare che il Covid avrebbe avuto questo impatto così forte. Quindi l'ascoltiamo con grande piacere e grande interesse, anche perché si è interessato degli italiani che ancora sono all'estero e che ritardano il rientro in Italia. Ma inizio dall'ultima parte della sua domanda. Come coordinatore di Lega nel Mondo ho ritenuto un preciso dovere quello di cercare, in sinergia chiaramente con l'unità di crisi della Farnesina e con la nostra rete diplomatica consolare, di facilitare una serie di contatti e di passaggi di informazione per cercare di dare una mano a tanti connazionali che sono rimasti bloccati all'estero, sono rimasti bloccati in altri paesi, fondamentalmente perché in alcuni casi si è verificata la chiusura dello spazio aereo con modalità e tempistiche che non erano prevedibili, e poi dall'altro punto di vista molte compagnie aeree sono trovate nelle condizioni di dover cancellare alcuni voli che avevano già venduto. Poi chiaramente quando si parla di Europa si parla di alcune criticità, se parliamo ad esempio di Oceania, il fatto di cancellare un volo per combinazioni che prevedono dei ritorni con diversi scali
chiaramente porta le persone in uno stato di criticità molto, molto accentuato. E niente, poi per quanto riguarda il resto, la fase iniziale della crisi Covid ha visto una narrativa molto ma molto differenziata tra i vari paesi. Inizialmente si pensava che fosse un problema soltanto italiano, per cui non è stata data una risposta europea, se non altro a livello di coordinamento e organizzazione. Ecco, l'esempio di scuola che faccio sempre in questi casi è citare che ad esempio per settimane i controlli sui passeggeri in Italia, parlo dei controlli della temperatura corporea, sono stati svolti soltanto negli aeroporti italiani, mentre chi usciva dall'Italia e atterrava in altri paesi non era sottoposto ad alcun genere di questo controllo. Per cui chiaramente da questo punto di vista abbiamo visto come una mancanza di coordinamento abbia causato dei danni in termini di vite umane. Senta Borchia, adesso facciamo vedere un servizio su quelli che sono interventi di misure sull'accelerazione dei meccanismi di prestito per le imprese che sono interessate a raggiungere finalmente questo grande risultato definitivo del vaccino sul Covid-19 e poi lo commentiamo immediatamente dopo. Slowing the Covid-19 pandemic is Europe's number one priority. While Europeans are doing their part by staying at home, labs and researchers are working day and night to develop a vaccine, better diagnosis, and effective treatment. Experts from the European Centre for Disease Prevention and Control have been working tirelessly to strengthen Europe's response to threats posed by the disease. Every day they produce scientific updates and guidelines on COVID-19. Getting enough money for research is vital. Die Antwort kann nur sein, mehr Zusammenarbeit, gemeinsame Strategie und mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung. The European Commission has put forward multiple packages to support the scientific community and pharmaceutical industry. Emergency research funding of 47.5 million euros has been allocated to 17 Horizon 2020 projects that will help advance knowledge to respond to COVID-19. To develop a coronavirus vaccine, CureVac in Germany has been offered up to 80 million euros of European financial support. The EU is also helping to fund solution-orientated projects such as EpiShuttle, which makes isolation units for patients, and MTAP, developing technologies to filter viral particles. By helping projects such as the European Virus Archive and Prepare Europe, the EU is supporting future diagnosis and a better understanding of the outbreak's dynamics, as well as wider research into epidemics. A new call for proposals by the Innovative Medicines Initiatives, a partnership between the pharmaceutical industry and the EU, aims to develop treatments and diagnoses and increase preparedness for future outbreaks. The EU will contribute up to 45 million euros through the Horizon 2020 research programme. Borchia, allora, misure sufficienti secondo lei ed è legittimo aspettare che il vaccino arrivi prima del previsto, anche se immagino che a questa domanda, come dire, si possa rispondere con una certa difficoltà? Chiaramente tutti quanti vorremmo sapere quando sarà disponibile questo vaccino, anche perché idealmente lo vediamo come il momento di ritorno alla normalità. Ma io stavo ascoltando tra l'altro le parole dei miei colleghi Eler e Nika, coordinatori per i rispettivi gruppi in commissione ITRE, ma diciamo da questo punto di vista. Io parlo senza pregiudizio alcuno, visto che comunque mi sono sempre espresso in maniera molto netta sull'utilità di mettere in comune a livello europeo gli sforzi per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione. Io, tra l'altro, pochi giorni fa, durante un'audizione in videoconferenza con la commissaria responsabile, avevo avuto modo di chiedere delucidazioni in merito alla procedura in base alla quale questa azienda tedesca ha ottenuto un prestito di 80 milioni di euro. Ecco, chiaramente da questo punto di vista, da un lato dobbiamo capire che specialmente negli Stati Uniti c'era un forte interesse per attrarre
diciamo, i ricercatori di questa azienda, se non addirittura comprando le quote in orbita statunitense. Per cui, da un lato, io capisco che possa esserci stata una certa urgenza da parte della Commissione per far sì che questa azienda fosse invogliata a rimanere in Europa, però nel momento in cui ho chiesto delucidazioni sulle modalità, sulle procedure di erogazione di questo prestito, ho visto che la commissaria non ha preso benissimo la domanda. La mia non era una domanda provocatoria, ma essendo stato contattato anche da aziende italiane che erano interessate ad ottenere delle sovvenzioni per portare avanti una fase di ricerca, mi sembrava chiaramente una domanda più che lecita. Comunque, le stavo chiedendo, sono misure sufficienti secondo lei o c'è bisogno di mettere più soldi nei finanziamenti alle imprese? Ma allora, per quanto riguarda la ricerca, secondo me è un buon punto di inizio, però se poi la ricerca non è tutto, poi c'è anche il mondo delle imprese, e qui l'Europa veramente ha dimostrato di essere latitante. Dove ci si aspettava che venisse previsto qualche strumento a fondo perduto si è rimasti delusi, ma in questo momento non sono io a parlarne, ma riporto quelle che sono le impressioni che quotidianamente mi scambio con amministratori locali, con sindaci, con imprenditori. Dall'Europa ci si aspettava di più dal punto di vista degli aiuti. Poi, se i sondaggi ci dimostrano che il gradimento delle istituzioni europee è storici, penso che sia anche offensivo dare sempre la colpa ai populisti, agli hacker russi, alle fake news. No, in questo caso penso che bisognerebbe che da parte dei vertici delle istituzioni europee arrivasse un bagno di umiltà, si facesse autocritica e soprattutto si dicesse chiaramente, si riconoscesse chiaramente che le misure che sono state discusse fino adesso, ripeto, discusse e non messe in campo, sono insufficienti. Per cui abbiamo visto un Borrell polemico nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti della Russia, e Gentiloni che ieri sera al TG1 dichiarava addirittura che se la Germania non è disposta a concedere flessibilità è per colpa dei nazionalisti o dei populisti, come se non fossero i partiti che governano con il PPE o con i socialisti a sedere nell'Eurogruppo o al Consiglio. Per cui io penso che un po' di sana autocritica farebbe bene, magari darebbe anche una mano a trovare qualche soluzione migliore. Comunque, in sintesi, direi al momento Europa bocciata. Aspettiamo l'Eurogruppo del 23, ma sinceramente non nascondo di non essere particolarmente ottimista. Allora, ci torniamo su questo intervento. Intanto ricordiamo che lei fa parte appunto del gruppo Parlamento Europeo di Identità e Democrazia. Vediamo la presentazione in questo servizio. Identity and Democracy, or ID for short, is a new group in the European Parliament which replaces Europe of Nations and Freedom. Its priorities are jobs and growth, security and tackling illegal immigration. With 73 MEPs, Identity and Democracy is the fifth largest group in the European Parliament. We have to focus on the policies that can bring common benefit if we do it together and leave other policies at the national level. So our message is that we want an European Union that is less bureaucratic, is simpler, and it is closer to the EU citizen. Most of its members come from Italy's League Party, the National Rally in France, and the German party AfD. It has MEPs from six other countries: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, and Finland. We are a pragmatic group that would like to challenge the view of there is no alternative rhetoric that someone used in the European Union in the last 20-25 years. Every time that we are facing a problem in the European Union, the solution that the former majorities in the European Parliament proposed to the EU citizens was we need to delegate more power to Brussels. Borchia, come diceva il suo collega Zanni, in bella evidenza durante queste dichiarazioni nel filmato, meno burocrazia, un'Europa con maggiore velocità. Ma assolutamente, ma lei ha toccato, penso, il tasto più importante: maggiore velocità. Quando si parla di tempi di reazione delle istituzioni europee nella gestione di questa crisi, io credo che uno dei temi cruciali appunto sia quello della mancata velocità che appunto si è riscontrata sin dall'inizio.
tempi troppo lunghi, quando invece servivano delle risposte ben più nette e ben più rapide. Allo stato attuale direi che insomma abbiamo già perso 3 settimane con un Eurogruppo che ha portato dei risultati che sicuramente non sono quelli che servivano all'Italia. Adesso ci si aggiorna il 23, per cui si perderanno altre 2 settimane. Sono i tempi quelli che stanno latitando in questa fase storica. Senta, come una battuta, anche se è difficile, come si fa a rimanere in piedi quando la perdita del prodotto interno lordo mondiale sarà di 9.000 miliardi di euro? Ma chiaramente le stime sono quelle che abbiamo letto in questi giorni. Giusto nelle ultime ore il Fondo Monetario Internazionale ha parlato di una perdita potenziale di 9,1 punti per l'Italia, per cui stiamo parlando veramente di cifre mastodontiche che sicuramente avranno delle ripercussioni nei prossimi anni. Come si esce? Sicuramente non con le ricette che ci sono state proposte fino adesso. Io credo che in primo luogo la Banca Centrale Europea dovrebbe caricarsi di responsabilità di essere un attore all'altezza del ruolo che ad esempio negli Stati Uniti sta portando avanti la Federal Reserve, quindi procedendo con degli acquisti massicci di titoli di Stato e ad esempio cominciando a pensare anche a delle formule innovative che potrebbero essere ad esempio l'acquisto di titoli con tassi vicino a zero, titoli senza una scadenza. Ecco, questa potrebbe essere una prima forma di sostegno concreto, visto che comunque gli Eurobond in questo momento non rappresentano una soluzione percorribile né dal punto di vista pratico né dal punto di vista politico. Allora Borchia, come sa l'emergenza purtroppo non passerà a breve, quindi avremo occasione di entrare nel dettaglio di tutte quelle misure che saranno necessarie, si renderanno fondamentali per rialzarci in piedi, come abbiamo detto. Grazie davvero per essere stato nostro ospite, abbiamo apprezzato molto la sua disponibilità, soprattutto grazie per la rappresentazione di un territorio che poi a livello di Parlamento Europeo è la circoscrizione Nord-Est, che esatto, è una circoscrizione molto importante del nostro paese. Grazie davvero e auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie davvero a Paolo Borchia e grazie ai nostri telespettatori che hanno seguito questa puntata di 7.24 Europa. Alla prossima, arrivederci.